diffusione, sensibilizzazione e promozione della cultura di genere e delle pari opportunità delle donne e degli uomini della sesta provincia pugliese, toccando i settori più svariati della vita di ogni giorno, da quello del lavoro e della ricerca a quello dei diritti dei singoli e delle famiglie. Questo è l'obiettivo del progetto Mafalda, durato circa 18 mesi, nato con l'intento di promuovere, tra le altre cose, la partecipazione femminile nel mercato del lavoro e la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Un respiro internazionale sul tema è stato dato dal contributo della referente nazionale per l'attuazione della Carta Europea per l'Uguaglianza e la Parità delle Donne e degli Uomini nella vita locale. Io sono qui apposta per parlare con le amiche di Mafalda che programmano ogni giorno dal punto di vista culturale le modalità con cui le famiglie affrontano il problema dell'educazione dei figli e quindi della loro formazione. Quanto è complicato? È abbastanza complicato, credo che ci sia bisogno di uno sforzo superiore a quello che abbiamo già fatto e che sia uno sforzo che deve essere fatto da chi governa lo Stato italiano e da chi governa le regioni e gli enti locali. Durante la giornata di chiusura del progetto Mafalda, la provincia di Barletta-Andria-Trani ha aderito alla campagna di sensibilizzazione post-occupato, gridando il suo no al femminicidio. Noi oggi, come vedete, abbiamo un posto occupato con un manifesto che serve un po' a rappresentare tutte le donne che oggi sono vittime di violenza.